Ciao a tutti, oggi vi voglio fare vedere come fare questo tipo di piedini. Diciamo che ancora devo perfezionarmi, però con l'aiuto di Letizia Bellini sono arrivata a un buon compromesso, cioè sono abbastanza, dico abbastanza soddisfatta, però ci devo lavorare e come tutte le cose bisogna fare pratica, pratica e pratica. Bene, detto questo. Bene, ora facciamo i nostri piedini. Io ne farò uno, e farò il destro o il sinistro adesso ancora non so, poi vediamo. E prendiamo un po' di pasta, prendetene a seconda della grandezza del vostro piede. Mi raccomando, adesso io ne prendo un altro po'. Bene, ora lavoro un po'. Poi faccio una pallina, io parto sempre dalla pallina e poi farò una goccia in questo modo. Lo appoggio su una base di lavoro e inizio a schiacciare una parte così, poi la prendo in mano e con queste due dita schiaccio dove poi sarà il dietro del nostro piede e qui con queste due dita così. Inizio a modellare il piede. Vedete? Deve essere curvo così, deve fare una curva così e non deve essere dritto. Poi lo giro, questo è il sotto e lavoro ancora con queste due dita in questo modo per allungarlo. Vedete? Vi ricordo che la misura del piede si prende dal gomito al polso della vostra bambola, logicamente. Lisciamo. E decidiamo che parte fare. Io, come ho detto, farò la sinistra. Quindi fatto questo, inizio a fare il sinistro. Vedete, ho fatto già la punta del ditone, vedete, e va un po' inclinata. Lavoro, schiaccio. Vedete com'è questa forma? In questo modo. Ora prendiamo una stecca che può essere questa o può essere anche questa. Queste le ho prese sempre da Letizia Bellini. Io preferisco usare questa e facciamo il segno, diciamo, dove andranno poi le nostre dita. In questo modo, vedete? Vedete, deve essere così. Questa è la parte del ditone. Andiamo a lisciare. Bene, ora dobbiamo fare la parte sotto e qui dobbiamo scavare un po', quindi con un attrezzo tondo, perché sapete che dalla parte del ditone abbiamo un po' di scavo. Dobbiamo fare in questa maniera, tirare su. Poi io mi do un po' di crema, vedete, guardate. Ora prendo un po' di crema. Mi do un po' di crema nelle mani in modo da portare su la pasta in modo che non mi si attacchi alle dita, vedete? E gli do la forma del piede. Così, fatelo sottile, mi raccomando, perché quando sarà asciutto, diciamo che un po' cambia. Diventa un po' più gonfio e non vorremmo fare un piede pacicciotto. Lisciamo bene. Ok. Vedete, dobbiamo fare molto sottile, deve venire un piede. Diciamo slanciato, carino, insomma.
Bene, riprendo la stecca e riaggiusto dove ho rovinato, perché sapete che lavorando da una parte si può rovinare qualcosa. Bene, ora che abbiamo fatto la base, il piedino, iniziamo a fare le nostre dita e facciamo prima il ditone. Quindi tagliamo in questo modo. Prendiamo un attrezzino anche per aggiustare in mezzo. Cerchiamo di fare delle belle ditine. Ok, vedete? Io per lisciare e per aggiustare uso anche acqua, vedete? Benissimo. Ok, ora iniziamo a giusto e iniziamo a fare anche le altre. Io di solito sarebbe da tagliare mezzo, poi mezzo, poi mezzo. Io invece preferisco tagliarle così. Quindi 1, 2, 3 e 4. Il dito piccolo. Ora lo taglio un pochettino perché è in punta, così. Poi, sempre con degli attrezzi, vado a modellare il mezzo tra le nostre dita, perché sapete che dobbiamo fare le dita un po' più lunghe. Cerchiamo di arrotondare. Aggiustiamo bene, poi io uso sempre il mio pennello in silicone, lo bagno e vado ancora a rifinire fra le nostre dita in questo modo. Poi riaggiustiamo la nostra attaccatura. Vedete? Con un pennello tolgo delle le imperfezioni e dei piccoli pezzi di pasta se sono rimasti attaccati. Se separiamo. Vedete, il nostro piedino già ha una bella forma. Crema per lisciare. Ora almeno con la mia pasta succede così: se io vedo delle imperfezioni o delle piccole crepe, io se lo lascio riposare un attimino e asciugare, si liscia da sola e poi quando è un po' asciutta gli do altra acqua, poi vi farò vedere come. Qui è venuto troppo grosso, taglio e rifacciamo il tallone. Sottigliamo. Facciamo una caviglia abbastanza stretta, poi sapete che quando la andiamo a inserire nella nostra bambola ci va altra pasta, quindi è meglio sempre più sottile è meglio è. Lo portiamo poi dopo alla grossezza normale, diciamo, di una caviglia. Vedete? Bene.
Ora io direi che il nostro piedino è quasi pronto, manca alcuni particolari. Ora gli facciamo le due gnocchettine che abbiamo nei piedi, l'osso che viene in fuori, in questo modo, sia da una parte che dall'altra. Ora in questo modo. Vedete? E dobbiamo fare anche i due scavi, diciamo il nervo, il tendine che abbiamo dietro al nostro tallone sopra. Vedete? Il nostro piedino è quasi finito, è finito. Ora ha delle imperfezioni, ma vi garantisco che appena finito, appena si è asciugato un po', vi faccio vedere che tutte quelle imprecisioni che ci sono spariranno e poi andiamo a dargli un po' di acqua, a levigarlo e verrà perfetto. Aggiustiamo un altro po'. Cerchiamo di lavorare con calma, mettere tutti i dettagli. Adesso io facendo un video per farvi vedere vado molto in fretta, ma cercate di ritornare sui dettagli se si è, qualcosa si è diciamo rovinato nel lavorare. Insomma, non avete fretta di finirlo. Perché poi dopo molti, i dettagli quando è asciutto non si possono più correggere, si può correggere le imperfezioni, ma i dettagli no. Bene, faccio il buchino per dove andrà infilato poi il nostro stuzzicadente o se vogliamo mettere un fil di ferro per andare poi a essere messa nel nostro corpo della nostra bambolina. Io prendo attrezzo che si chiama miretta e faccio il segno delle unghie. Lo appoggio piano piano, delicatamente sulle dita. Ecco fatto, vedete? Il piede è finito. Come ho detto, aspetterò un giorno e poi vi faccio vedere come, viene liscio. Bene, ora vedete, l'abbiamo lasciato riposare un giorno, la pasta si è asciugata abbastanza. Ora, e vedete che non ci sono più tutte quelle imperfezioni che vedevamo prima, però io voglio lisciarla ancora di più. Quindi cosa faccio? Prendo un po' d'acqua, mi bagno il dito. E vado a strisciare sulla mia creazione e con forza, vedete, gli do, diciamo, cerco di lisciarla. Vedete? E vi garantisco che ora è ancora più liscia. Ok. Ora si può dare anche con un fazzolettino umido, una salvietta umida per pulire il tutto. Io spero di essere stata abbastanza chiara e se avete qualche info da chiedere, scrivete nel box, vedete, il mio piede è perfettamente liscio.
Vedete? Mi piace abbastanza. Questi sono altri due piedini che ho fatto per una bambola che devo fare. Bene, come ho detto, guardate, come ho detto, se il video vi è piaciuto, mettete pollici in su e attivate la campanellina per essere informati dei nuovi video. Spero di essere stata chiara, di esservi stata di aiuto. Vi ricordo che la misura del piede va dal gomito al polso. Con questo è tutto, io vi saluto e ciao al prossimo video!